Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno a tutti, 7.07, giovedì 21 settembre, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Milano, bravo, la voce calda e sensuale che sentite qui al mio fianco è quella di Lorenzo Masieri. Buongiorno Lorenzo! Buongiorno Fabio, dall'altra parte del microfono. Eh sì, dall'altra parte del vetro nessuno. Nessuno, cioè, chi è che viene alle 7? A quest'ora siamo sempre solo noi due e tutti voi che ci state ascoltando su Crystal Radio e anche dove... Oddio, ci ascoltano, non è che è difficile. Mi sono distratto un attimo. Allora, 96.2 in FM dall'app di Crystal Radio, dal sito di Crystal Radio, dal sito di Milano News invece, se ci volete anche vedere. Ebbene sì, bene sì, siamo anche in visione appunto su milanonews.it, YouTube e Twitch, e c'è anche ovviamente il numero di WhatsApp 331 78 53 55 55. Ripetiamo perché farlo così magari non capisco nessuno. 331 78 53 55, numero di WhatsApp a cui potete scriverci i vostri messaggi ma anche mandarci le vostre foto. Mi piacciono le foto delle vostre colazioni, ad esempio. Ma tu la fai a colazione la mattina? No, la faccio dopo la trasmissione. Dopo la trasmissione la faccio di solito. Non il buongiornissimo caffè con le foto che trovate in giro, cioè sì, proprio la vostra colazione mi piacerebbe vedere cosa state mangiando, bevendo. Anzi, l'anno scorso mi chiedevo questo: ma chi beve il caffè? Sì. Cosa mangia insieme al caffè? O beve solo il caffè? Io puccio due biscottini. Nel caffè? Assolutamente. Due micro biscottini. No, li spezzo e poi li puccio a metà. Allo spezzare del biscotto a casa Masieri. E adesso partiamo con la musica, a poco. Anche tu mi fai la disco Paradise? Io preferisco non espormi su questo discorso. Com'è che mi avvalgo da facoltà non esporre? Quarto emendamento, allora 7:12 minuti, bentornati su Crystal Radio, bentornati anche su Milano News e bentornati con le notizie che arrivano dai giornali e dai siti di informazione locale davanti al nostro buon Lorenzo Masieri. Leggici cosa arriva questa mattina. Allora, innanzitutto ricordiamo che ieri, mentre noi eravamo in onda verso le 8, alcuni attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato Fulvio Testi causando disagi ai milanesi che stavano andando a lavoro. Poi sulle modalità eccetera, qua è aperto il dibattito, faccio con il martelletto, sai, quello del giudice, apro la seduta e si può discutere quanto si vuole su queste modalità, però questo è stato ciò che è successo ieri mattina su Viale Fulvio Testi all'altezza di Cinisello Balsamo. Sempre per quanto riguarda manifestazioni, Lorenzo, diciamo, succedeva questo ieri mattina, senti. Eh sì. Questo è il video appunto di Ultima Generazione. Ok, questo è quello che è successo ieri mattina appunto in Fulvio Testi, scusa, dicevi? E sempre per quanto riguarda comunque la mobilità bloccata, oggi ricordiamo, perché l'abbiamo già detto anche ieri, che stasera alle ore 19 si terrà una mega manifestazione organizzata dalle associazioni che promuovono la mobilità dolce, dal titolo Basta morti in strada, adesso fermiamo la città, in cui sostanzialmente il traffico milanese verrà bloccato in quattro punti nevralgici, viale di Porta Vercellina, viale Beatrice d'Este, viale Bianca Maria e bastioni di Porta Nuova, angolo via Solferino. Quindi stasera ore 19, quattro luoghi di Milano saranno bloccati appunto per sensibilizzare. Sì, ecco, mi è arrivato un primo messaggio che stanno cercando di anticipare. 18.45 mi è arrivato, scusa. 18.45. Adesso cercheremo anche magari di sentire se riusciamo a metterci in contatto con qualcuno di quelli che questa sera appunto sarà su questa protesta. La cosa che mi fa un po' sorridere da una parte e dall'altra parte un po' preoccupare è che nel momento in cui appunto gli attivisti, coloro che veramente vivono la città in maniera alternativa, green mi verrebbe da dire, oggi devono scendere in piazza per chiedere basta morti sulle strade, che insomma non è una richiesta leggera, surreale, che insomma chi li vuole morti sulle strade? Nessuno, ma in realtà dobbiamo andare a chiedere. Bene, nel frattempo torna invece la Green Week. Sì.
E la Repubblica, Milano Repubblica, titola un titolo veramente, secondo me, anche abbastanza, ma non lo so. Torna la Green Week, mostre, biciclettate, convegni e laboratori per parlare di cambiamento climatico e della tempesta di luglio. Vabbè, qui c'è, come se buttiamo dentro qualsiasi cosa nei titoli. Quel biciclettate, secondo me, fa un male a tutti coloro che vanno in bicicletta, che è pazzesco. La biciclettata è una roba che fai con i bambini, così, giusto per. Non dobbiamo parlare di biciclettate, non dobbiamo fare biciclettate, dobbiamo parlare di mobilità, dobbiamo parlare di salvare le vite sulle strade di Milano. Dal 26 torna la Green Week, vedremo un po' questa Green Week, ma dentro c'è comunque Legambiente, c'è anche il FAI, ci sono un po' di sigle che, insomma, in questi anni hanno difeso appunto la bicicletta, vedremo un po' come andrà. Sai, io sono molto di parte, nel fatto che secondo me la città non deve essere una città solo per le automobili, ma deve essere una città per tutti. Questo sì, con i giusti doveri e i giusti diritti, ma anche i giusti doveri, ovviamente. E quindi attenzione anche ai ciclisti, insomma, vanno un po' così. Poi c'è Luce Verde che ci chiede la linea. Subito, Luce Verde. It's black, it's white. Michael Jackson, 7:20 minuti su Crystal Radio. Ho sempre fatto una promessa a chi mi ascoltava anche lo scorso anno, che era più Michael per tutti. Cioè, appena posso, cerco di mettere un po' di Michael Jackson. Perché io non sono per niente fan. No, come no? No, non lo so, è partito Crystal Radio così, okay. dal nulla, ok? Perché vogliamo ribadirvi il fatto appunto di essere su Crystal Radio, per chi si fosse perso in questo momento. Allora, abbiamo altre notizie, caro mio Lorenzo, cosa dicono i giornali di oggi? Sì, allora, abbiamo il fatto che ieri sia stata inaugurata a Milano una nuova residenza del Politecnico per oltre 200 studenti, e quindi ci ricolleghiamo e facciamo anche da gancio per invitarvi ad andare a recuperare sui social di Milano News, sul sito, la puntata di martedì con Walter Cherubini, presidente di Consulta Periferia Milano, in cui appunto abbiamo parlato di questo discorso. E a proposito anche di città difficilmente vivibile per chi non ha stipendi altissimi, per quanto riguarda appunto il caro case, sottolineiamo, anzi non noi, Repubblica Milano titola, il Corriere della Sera, il caro affitti, Milano non diventi come Manhattan, in 2 anni 35.000 persone sono state costrette a lasciare la città. Questo è riprova che non è solamente il caro affitti, sì, certamente andrà a colpire maggiormente le popolazioni, la fascia degli studenti, dei giovani che sono di Milano, che vogliono trasferirsi a Milano, ma non solo, perché se 35.000 persone sono state costrette a lasciare la città per via degli affitti troppo alti e di un costo della vita esagerato, si pone un problema che va al di là dei soli studenti, ecco. Bene, e sì, perché non sono solo quelli, è un problema invece di la famosa gentrificazione, appunto, che dice. La cosa divertente però è che nello stesso giornale, sempre sul Corriere, non so se l'hai letto prima, ma non mi sembra, c'è quell'altra notizia invece, quella delle case di pregio che aumentano a Milano invece. Sì, esatto, case di pregio a Milano aumentano le compravendite da un milione e mezzo. Gli acquirenti pagano in contanti senza mutuo. Cioè, da una parte 35.000 persone costrette a lasciare la città perché, diciamolo, troppo cara, ed è davvero troppo cara, ragazzi, stiamo raggiungendo dei livelli assurdi. Adesso non me ne vogliono, ma 8 euro un menù kebab è troppo. Cioè, no, davvero, no? Nel senso, questa pizza qua del menù sì, kebab. Ma è lì che ho capito che c'è qualcosa che non andava bene. È lì che ho capito, quando ormai in una città non hai più niente da mangiare, cioè, cosa puoi mangiare con 2 euro adesso a Milano? Deve andare. Forse neanche. Luini quanto costa? No, di più. L'hamburger di McDonald's credo che sia 1,60. No, quel tipo di fast food non lo prendo neanche. Ho capito, però devi prenderlo. Tu no, ma chi non ci arriva deve prenderlo in considerazione. Ahimè, rischia prima di tutto di diventare la dieta di certe fasce. Ma in realtà di adesso costa tanto. Che è solo quello. In più costa tanto, perché adesso appunto dicevo un hamburger 1,60 forse, una cosa del genere. Sì. Ma già gli altri panini cominciano a essere ben oltre 4 euro, 5 euro. Sì, i panini, panini per sfamarti oltre 6 euro, cioè, sicuramente. Ma qualsiasi, cioè, che vai dal baracchino fuori dallo stadio, che vai al centro commerciale, che vai. Cioè, il problema è che si è alzato veramente tutto quanto, con poi gli eccessi, che vanno bene che ci siano, cioè una città come Milano deve avere gli eccessi, cioè deve avere il cracco e chiaro, tutti gli altri che tirano dietro e fanno il gran gourmet, ma benissimo, la pizza a 40 euro, ma va bene, chi se ne frega, fatela. Il problema è che è dall'altra parte, ci deve essere il contraltare. Se per una pizza a 40 euro voglio 3 pizzerie a 3 euro.
Capisce? Questo è il concetto che secondo me manca in una città come Milano, che invece ho ritrovato in altre città d'Europa, perché Parigi, carissima, ma rischi di poter trovare un baracchino che ti fa una crepa a 4 euro da qualche parte, capito? Mm. Una bella crepina di formaggio puzzolente francese, ok? Poi vabbè, Londra è un altro discorso, ma lì c'è un problema anche di cambi, di valuta diversa, e comunque c'è anche un discorso di vita, cioè parliamo di stipendi che c'hanno là, chiaro, di stipendi qua, ok. Ma è chiaro che ci deve essere anche attenzione da quel punto di vista, e che quando dicevo non prendo in considerazione il fast food, no, e chiaramente era riferito al fatto che non ci puoi mangiare tanto, no, infatti, purtroppo, e poi che purtroppo c'è, cioè, chi è costretto, infatti per... rischia di diventare la dieta per alcune fasce di popolazione, che quindi poi comporta un altro ulteriore problema. Comporta un ulteriore problema, sì, però sì, è assurdo che neanche un panino nel baracchino davanti a Piazza Castello te lo riesci a portare a casa con meno di 7 euro. Perché chissà quanto pagano l'affitto quelli lì per avere il baracchino davanti a Piazza Castello. Cioè, ovviamente la colpa non è imputabile a qualcuno di preciso, è un sistema però su cui secondo me soprattutto la politica locale, la politica di amministrazione locale deve per forza aprire un focus. E allora va bene tutte le week di sto mondo, mi incazzo quando si parla delle week, va bene tutte le week di sto mondo, però cerchiamo una soluzione, cerchiamo delle soluzioni ai problemi della gente, troviamo delle soluzioni. Qui invece è tutto sempre al rialzo, e quindi insomma è un po' un problema. Se al rialzo puoi affittare il negozio di Galleria Vittorio Emanuele senza problemi, perché se va via Prada ne arriva un altro, se ne arriva Apple, va bene. Questo non può succedere con i baracchini davanti al castello che dicevi tu, oppure le concessioni per i baracchini dello stadio, queste cose qua. Insomma, secondo me, io chiedo veramente all'amministrazione comunale di fare una riflessione su questo tema, che è davvero importante, che si porti dietro anche il discorso di Deor e tutto quello che ci siamo detti in questi giorni. Siamo arrivati già alla pausa della mezz'ora, caro mio, sì. Lorenzo, a furia di sproloquiare siamo già arrivati tempo qui. Per un cafferino, tempo per un cafferino, tempo per voi anche per farvi sgancirvi un po' le gambe magari, e lo fate insieme a Meghan Trainor con Mother. Siamo insieme qui, insieme a tutti voi invece che state ascoltando su Crystal Radio, alle 7:32 minuti di oggi, giovedì 21 settembre, qui a Good Morning Milano, in diretta anche su Milano News, in diretta dagli studi di Milano News in quelle di San Siro. E proprio su San Siro avevi una notizia, proprio giusto? San Siro, cioè, una notizia. San Siro, nel senso, sì. No, su San Siro. Sì, sul quartiere San Siro, quartiere e sull'ambiente Siro, calcio, ambiente calcio, diciamo. Perché ieri è apparso allo stadio San Siro di Milano un murales dell'artista Alessandro Palombo. Ah sì, sì, me lo ricordo, è colui che fece anche la Marge Simpson che si toglieva il velo, che si tagliava i capelli davanti al consolato iraniano. E Palombo ha realizzato, si legge in una nota dell'artista, delle opere di alle 7:33, veramente complicato. Fai senso. Che ritraggono alcune star del calcio che hanno deciso di prestare il loro volto con ingaggi stellari al Regno Saudita. E infatti il murales ritrae Roberto Mancini, ex CT della nazionale italiana, con in mano un pallone con i colori dell'Arabia Saudita, bianco e verde, insanguinato. Quindi diventa il pallone dell'Italia, perché c'è il rosso del sangue. Sì. Cioè, non credo fosse un'idea patriottica, no. No, assolutamente. Appunto, sappiamo benissimo come sono andate le recenti vicende con l'ex CT della nazionale Mancini, che appunto è andato in Arabia Saudita dopo. Io posso dire che non ho capito niente di quello che è successo, però sostanzialmente, cioè, doveva andare a fare la nazionale nostra sostanzialmente. Poi il Napoli ha detto no, non ve lo faccio venire, no, quello è Spalletti. Ecco perché non ho capito niente, perché sono due persone diverse, esatto. Ecco perché non ho capito niente. Mancini, ex CT della nazionale, ha detto sostanzialmente che gli era stato cambiato il, e probabilmente è stato così, lo staff tecnico senza il suo consenso è stato ridotto, eccetera. Ha rassegnato le dimissioni dal nulla, anzi tipo 2 o 3 settimane prima di 2 incontri fondamentali per le qualificazioni europee, e pochi giorni dopo invece è venuto fuori il contatto con appunto la nazionale saudita. Di conseguenza tutti l'hanno accusato, e questa la sostanza, Fabio, per te che non sei particolarmente avvezzo con le vicende calcistiche, l'hanno accusato di aver avuto già contatti prima, e chiaramente non dico aver messo in scena una situazione del genere, però diciamo ha spinto, cioè ha distolto l'attenzione dal futuro ingaggio
prendendo appunto come spunto il fatto di aver dimezzato lo staff tecnico senza il suo consenso. Ok, volevo chiederti questo però, ma no, magari te lo chiedo dopo, che volevo capire una cosa meglio della dinamica appunto che avvengono okay. all'interno del calcio, all'interno appunto di queste cose, poi sappiamo che... ne parliamo dopo, perché adesso invece volevo fare un regalo a chi ci sta ascoltando da casa, volevo dare un po' una scossa alle 7:30 del mattino, insomma non è facile, ci proviamo con un paio di canzoni, io una volta la chiamavo sequenza mixata senza mixare niente, perché mi piaceva l'idea, ho voglia di farvi ballare, quindi adesso... Alzate il volume della vostra radio, del vostro computer, del vostro smartphone, delle vostre cuffie, quello che volete. Alzatelo perché arriva la musica dance di Crystal Radio e vi facciamo ballare sulle note in questo momento di Bon IM insieme a Daddy Cool alle 7:35 minuti qui su Crystal Radio. Poi un'altra canzone e torniamo ancora qui. E questi erano i Bee Gees alle 7:42 minuti. Avete ballato su questa doppia sequenza ritmata, si potrebbe chiamare veramente, così. Veramente, veramente. Abbiamo però nominato la Bucatini Disco Dance. Nominato la Disco Dance. Ma non tutti sanno cos'è la Bucatini Disco Dance. Allora ve ne faccio sentire un pezzo, perché pensa, è del 2000 sta canzone. Vabbè, che tra parentesi l'unica versione che esiste credo sia live da Ciao Darwin. Sì, sì. Secondo me forse è anche un mezzo remix. Un mezzo remix, sento sotto qualcosa che va, però. No, vado avanti, faccio veloce. Però... veramente trash. Beh, più che altro sono le immagini che ho in testa quando lo ascolto. Sì, perché Laurenti e Bonolis con parrucca bionda una e mora l'altra, stile cugini di campagna anni 70, pantalone a zampa, cantavano questa roba. Che perché l'abbiamo cantata una, non so quante volte. Pochissime volte. Però è entrato nell'immaginario di noi. Recentemente, tipo 4-5 anni fa, ricordo che in qualche occasione, in qualche intervista, hanno dato delle parrucche a entrambi per replicare. Ah, vedi. È arrivato un nuovo WhatsApp al 331-7853-555. Arriva da Rosalba che ci dice: buongiorno da chi è sveglio già dalle 5. Fate compagnia mentre lavoro. Beh, allora, buon lavoro e anche buon risveglio ad Alberto, che anche lui ci scrive al 331-7853-555. Buon risveglio a tutti i cristallini e un saluto a Fabio e Lorenzo. E allora, già che parliamo di lavoro, abbiamo parlato di giovani prima, eccetera, noi abbiamo un ospite che sta per diventare fisso, che è Lucas Giordani, che l'altra volta, ieri abbiamo anticipato, l'altra volta, settimana scorsa, non è che si sia trovato proprio benissimo nei nostri studi, vediamo se oggi riesce a dirci qualcosa di più sulla sua impresa. Torniamo a parlare di imprese e lo facciamo con uno startupper giovanissimo e intraprendente che oggi appunto ci spiegherà in maniera semplice e concisa il suo business, la sua idea, la sua Total Money, giusto? Buongiorno direttore, sono Lucas Giordani, giusto? Giusto, non lo so, lo sto io chiedendo, lo si chiede a me, lo chiedo a lei, lo so, sono il suo nome e cognome, se è così è giusto. È giusto, ecco cosa significa essere un imprenditore digitale, giovane e promettente. Vabbè, sono un po' confuso, ma non indago oltre. Allora, Lucas Giordani, questa settimana è tornato per raccontarci di cosa tratta la sua startup. Sì, ecco, allora, diciamo che la mia impresa, la mia creatura, mi permetto di chiamarla startup, ormai è riduttivo visto il lungo periodo di operatività che ci contraddistingue in un panorama, come lei ben sa, liquido e fluido che si staglia di fronte ai nostri occhi in questi mesi che dividono l'estate dall'inverno, tipici della ripartenza. Ok, credo che si possano definire tranquillamente autunno quei mesi di cui parla, ma comunque vabbè, allora non stiamo qui appunto da più, perché anche la startup, forse proprio perché grazie alla sua grande presenza ormai consolidata che vede Total Money sul mercato milanese già ormai da quanto tempo? Giornali? Abbiamo fatto il quinto. Il quinto compleanno di Total Money. No, direttore, devo correggerla. Quinto mesiversario. 5 mesi, tutto qui. Direttore, mi stupisce. Un uomo della sua levatura non riconosce i tempi dilatati di questo periodo storico. 5 mesi di oggi sono 2 anni al tempo della lira, 5 anni al tempo di Jimmy Fontana.
Vabbè, allora, non, mi scusi, Giovanni, non commento la sua idea di dilatazione temporale, ma voglio congratularmi però per la sua conoscenza storica del compianto Jimmy Fontana. Con chi crede di avere a che fare, scusi, cioè cosa pensa? D'estate me ne vado a Ibiza, questa non è Ibiza, direttore Ranfi, a divertirmi con le droghe, donne di dubbia moralità e compagni di bevute dal corpo ricoperto di inchiostro, lo sa. No, beh, però insomma, la facevo così giovane che appunto magari... Appunto, sono così giovane, Ranfi, non me lo faccia dire, che mia nonna d'estate non mi fa uscire, che mi tiene tutta la sera a casa a vedere le repliche di te su replay con la scusa che non so usare neanche internet. Io passo tre mesi della mia vita alla pensione Tramonto d'Oro di Bellaria e Gia Marina cantando con Fred Buscaglione, cantando Johnny Dorelli e riguardando gli spezzoni del Rischia Tutto. Mi spiace davvero, no, sono vicino, cioè anzi sono costernato, Giovanni. Forse appunto è il momento giusto di ritornare sul tema. Parliamo di Total no, Money. No, mi spiace, ora non ho più voglia. Ma come no? Ho fatto venire la tristezza. Grazie, davvero un ottimo padrone di casa, lei che mi invita qua. Lei la gente, la ospita e poi le offre cianuro, strictina dentro a dei golosi e colorati cupcake. Fa così, Fa così. Ma come? Ma scusa, il nostro pubblico è qua che aspetta. Poi non è colpa mia, ma il nostro pubblico che aspetta vuole sapere Total Money, il suo business. No, mi faccia ritornare. Sono troppo triste adesso. Mi faccia ritornare un'altra volta. Sì. Ancora? Sì, ancora? Vuole ritornare? Sì. Ma è sicuro? È proprio sicuro? No, cioè non ne sono sicuro. Però anche lei mi chiede se sono sicuro o meno. Ho 19 anni, mi porta a galla dei ricordi tristi. Poi come può pretendere adesso che io... Vabbè, allora Giordani, io adesso lo dico anche al pubblico che ci ascolta da casa, la faccio ritornare, però per favore Grazie. Si prepari la prossima volta. È lei, la colpa è sua che si diverte a giocare con i sentimenti delle persone. Io, Lucas Giordani, ho un cuore. Italo Disco, The Colors, la canzone dell'estate. E per fortuna è il 21 settembre, quindi sta finendo. È vero, inizia l'autunno. Inizia autunno. Google. Stiamo digitando. Allora, in teoria dice che sì, in realtà l'equinozio è il 23 settembre quest'anno. Però perché l'autunno inizia il 23 settembre e non il 21? Lo vuoi sapere? No. Anche perché? Perché la risposta alla domanda perché l'autunno inizia il 23 settembre e non il 21 su Google la trovo da idealista.it. Basta, quindi non me la leggo neanche. La posso. Me la leggo. Allora, a proposito di idealista casa, giusto? Mi pare di sì. E quindi che gancio. Linus. Che gancio. Allora, abbiamo imparato a conoscere negli ultimi mesi il movimento Tende in Piazza. Il movimento Tende in Piazza contro appunto il caro affitti di Milano. Ne abbiamo parlato anche prima. Gli studenti hanno molte difficoltà a letteralmente trovare da vivere e sopravvivere in una città come Milano. Sappiamo che nell'ultima settimana è stato occupato l'ex Cinema Splendor, poi martedì mattina è avvenuto lo sgombero, martedì, facciamo un piccolo recap, martedì pomeriggio i manifestanti una processione di evangelisti che passava davanti allo Splendor. I manifestanti hanno promesso di andare davanti a Palazzo Marino, così è stato, sono durati una notte, si sapeva che sarebbe andata a finire così, se lo aspettavano, chiaramente anche loro hanno detto, appunto hanno usato la stessa parola che hai usato te, Fabio, adesso era una manifestazione simbolica. Lì c'è stato un primo incontro informale con l'assessore alla casa del comune di Milano, Pierfrancesco Marana. Domani invece è in programma un incontro decisamente più formale con i rettori dell'università e l'assessore alla casa Pierfrancesco Marana e soprattutto il sindaco Beppe Sala. Ah beh, insomma, finalmente. Però si può, ieri ce l'aveva detto quel sindacalista con cui abbiamo bisogna salire sui tetti per poter essere ascoltati. Mia mamma diceva chi la usa più se la vacca le sua, dicevano, cioè no, chi urla di più la mucca è sua, okay. No, diceva. Però veramente, cioè, bisogna per forza per farsi ascoltare e salire sui tetti e occupare lo Splendor e mettere le tende in piazza e incatenarsi da qualche parte, cioè è veramente assurdo, siamo arrivati veramente a un livello di assurdità. Che non sta in cielo né in terra, ma sta a Milano, è quello il problema. L'importante è che non è giusto arrivare a questi livelli. A questi livelli,
per farsi ascoltare. L'importante è che però adesso ci sia la volontà effettiva di ascoltare e di far diventare finalmente, come dico sempre, Milano non solo una città universitaria, ma una città per università. Per università, ricordiamo, la più grande città con il più alto numero di universitari, 220.000 universitari a Milano, Walter ce lo diceva martedì. Di questi, tra parentesi, una roba come il 70% sono fuori sede, ovviamente, perché sono gente che viene da fuori Milano. Di questi, tutti cercano, quindi molti, un appartamento, una camera, qualcosa del genere a Milano, e è sempre, sempre più difficile riuscirlo a trovare, e anche trovarlo anche se viene da famiglie bene. Cioè, il problema è anche quello, sì, ormai. Sì. Cioè, anche il famoso ceto medio-alto, perché medio-basso ormai l'abbiamo perso, quello medio-alto fa fatica a Milano a mandare i propri figli a studiare, nonostante poi la città di Milano sia super attrattiva, appunto, con un numero di università pazzesco. E di corsi universitari. E di corsi universitari pazzeschi, di atenei. Tantissimi, tantissimi. Adesso ci fermiamo un pochino, però. È arrivata, siamo quasi alle 8. Un paio di canzoni, il GR, e poi torniamo di nuovo qui con voi, sempre qui su Crystal Radio e anche su Milano News. A fra poco. Black Jack dal 1900, non lo vedo, tot. Sì, no, sì, no, me l'hanno messo in fondo, non vedo l'anno, ma che serie. Baciotti, comunque, pensa, Baciotti, Black Jack. Okay. Ebbene sì, ebbene sì. Bentornati a Good Morning Milano, bentornati nella seconda ora della nostra trasmissione, dove però quest'oggi continuiamo ancora con le notizie, giusto? Sì, puntata, potremmo dire, quasi monotematica. Infotainment. Facciamo oggi. Oggi facciamo infotainment. Oggi facciamo infotainment. Dimmi pure. Vabbè, innanzitutto, anche in apertura della seconda ora, diamo ancora le coordinate, no, Fabio? Prego, vai. 96.2 in FM, Crystal Radio, sul sito, sull'app, ci potete vedere invece sul sito di Milano News, e se ci volete scrivere 331-7853-555. Nel corso della prima ora abbiamo parlato, appunto, principalmente di ragazzi, studenti, problema degli affitti e il problema dei morti in strada, e sì, quindi ricordiamo anche in questo caso, stasera ore 18:45, sì, manifestazione dislocata, possiamo delocalizzata, sì, diciamo, credo che poi partono e vanno tutti in un punto solo, credo, ma non lo so, non ho ben capito. Verrà bloccato il traffico in quattro punti della città sulla circonvallazione. E a proposito del discorso dei morti in strada, il giorno Milano raccoglie questa testimonianza in cui sostanzialmente i cittadini dicono che il traffico non è regolato tra Piazza Repubblica e Viale Città del Fiume, in quanto perché è diverso tempo che ci sono i semafori lampeggianti e diventa una roulette russa per i pedoni attraversare. Sono i lavori del tram, credo lì, sì, e quindi naturalmente non hanno riattaccato i semafori, quindi vedi poi anche qui, quindi quel problema non te in macchina, che vabbè, oh, ma che fai il segno della croce, ti butti in mezzo e ce la fai, ma che vada, ti ciocchi la macchina, ma sei fermo, stai andando a 10 all'ora. È il pedone il problema, che non è che può farsi il segno della croce e correre in mezzo al traffico, tipo il famoso videoclip, c'è un videoclip bellissimo di quelli che correvano così contro corrente, ah, bellissimo, non comunque ricordo. Ma sì, sono questi ricordi che la mattina mi passano, beh, così, no? Ma solo che poi si passano proprio, cioè prendono e vanno via. Già abbiamo avuto il flash della Bucatini di Scodenza, adesso sì, pure questo mi pare esagerato. No, infatti, è anche troppo. Quindi ricordiamo bene però, questa sera a che ora? 18:45, manifestazione Basta Morti in Strada, promossa da diverse associazioni che promuovono la mobilità dolce, che chiaramente chiedono la città, la Milano a 30 all'ora. Ti ricordi quando si parlava della Milano a 30 all'ora? Un annetto fa è venuto fuori questo discorso, ne abbiamo parlato per un mese in stecca, diciamo, è vero. Poi sei un po' ammorbidita, pro o contro, indipendentemente dalla posizione. Comunque si dovrebbe fare una riflessione su questo. Per esempio io personalmente ho un po' di dubbi. Sulla Milano a 30 all'ora, come processo a lungo termine, magari sarebbe bello. Imponendo un cambio radicale da subito, secondo me risulterebbe molto molto difficile. Cioè, al momento lo vedo solamente come uno slogan, anche perché poi il problema è sempre controllare. Effettivamente, sì, quello. Cioè, si può dire, tu fai le strade piccole per andare a 30 e tutto, ma poi se poi la gente ci va a 70, esatto, è un problema. Anzi, a quel punto è ancora più grosso il problema. Quindi davvero complicato. Lo si può dire, si possono mettere i segnali su via Novara, come in questo caso, sì, sì, però. Sì, sì.
poi no. bisogna vero, capire come quello è vero, quello è vero. Comunque ho controllato, il video di cui parlavo poco fa era Voodoo People dei Prodigy, che correvano bendati, venivano dati dei soldi a questa gente, dicevano correte, loro correvano bendati e l'unico che arrivava in fondo vinceva tutto, ovviamente morivano tutti. Posso chiedere al tuo povero Google cosa, come hai fatto a googolare questa cosa? Non ti preoccupare, pensa che mi ha aiutato Google, pensa, perché ho scritto Prodigy. No, ho scritto il titolo di un'altra canzone, perché con i Prodigy non mi ricordo come si chiamavano. Prodigy, se Prodigy Run, viene scritto Prodigy Run Blindfold, e quindi poi trovi la canzone che appunto è Voodoo People. Ma adesso invece c'è una canzone che so che tu ami tantissimo. Te l'ho fatta conoscere io, Luciano. Te l'ho fatto conoscere io, Luciano. Ed ecco Luciano da Berlino, scende giù il grande Luciano insieme a Sfera Basta qui su Crystal Radio. Io posso dire solo qui su Crystal Radio. Tu. Io non so più come contrastare questa tua... No, Luciano, io lo adoro veramente. Io voglio intervistare. Beh, perché poi stavamo dicendo che viene da Berlino. Lui è berlinese, sì, no, è un cantante tedesco, appunto, che ha fatto poi questo pezzo insieme a Sfera Basta nel 2023, ma è un rapper, cioè, sì. Racconto un breve aneddoto. Io ero in realtà non si chiama neanche Luciano. Si chiama Patrick Grossman. Okay. È nato a Bautzen nel 1994 e dal 2017 che fa album comunque, cioè, insomma, il suo singolo più importante, più famoso, sai qual è? Dimmi. Orange, quello che abbiamo appena sentito, insieme a Sfera Basta, infatti. Okay. Secondo me c'è una rete tra rapper, trapper, eccetera. Pensa che io appunto, piccolo aneddoto, ero in vacanza in Corsica a Calvi. Comunque non c'è particolare vita in Corsica. Chi c'è stato lo sa benissimo, anche a Calvi, che comunque è una cittadella, non è che ci sia tutta sta vita. Un giorno andiamo a fare un giretto sul lungomare, c'è una discoteca che è completamente transennata, ma transennata alta, cioè con i teli verdi per non far vedere niente, dentro un bordello assurdo, perché c'era questo qua che non ricordo il nome. Ho detto cacchio, ma sembra lo Sfera e Basta francese. Siamo andati a controllare e aveva solo featuring con rapper italiani e personaggi del genere. Jude, mi pare. Non mi ricordo. Questa è una cosa del genere. Questa io cosa l'ho detto genere. Come gag. Quindi c'è una rete molto fitta di rapper. Sì, no, beh, sì. Poi attenzione, tra il rap e la trap, soprattutto italiana e quella francese, c'è un grande gemellaggio, soprattutto nella zona, ad esempio, faccio un esempio, qua ad esempio proprio da noi, qua in zona San Siro, le gang varie della musica di questa zona hanno un grande legame con i fratelli e i cugini francesi, perché spesso e volentieri sono veramente cugini anche, cioè succede questo, perché sono comunque magari famiglie algerine, tunisine, cioè sono comunque di quella, arrivano appunto dal Maghreb, comunque dal Nord Africa, e si ritrovano dove? Milano, Marsiglia, Nizza, quelle sono le città dove c'è la scena marsigliese del rap. Beh, è una scena famosissima. Non so se hai mai sentito parlare degli Alliance Ethnic, ad esempio. Alliance Ethnic è un gruppo degli anni 90 che faceva rap, non è proprio si diceva rap, non so adesso si dice in qualche altra maniera, che faceva appunto, tra parentesi, appunto Alliance Ethnic, cioè dentro c'era la qualunque, era una grande Macedonia, ecco, dovrei dire. Vabbè, concludiamo questo discorso sintetizzando che Luciano poteva anche starsene a Berlino, doveva venire per fare Orange. Ma no, e invece no, sono ben contento che è venuto. Pensa che, tra parentesi, questi qui ormai pubblicano album uno dietro l'altro. Sì. Lui ha fatto un album nel 2018, uno nel 2019 ed uno 11 mesi dopo, cioè una roba pazzesca. Ma è una cosa che ai tempi si faceva tanto, adesso chiaramente. Infatti mi sono un po' rallentato, per fortuna. Comunque vabbè, tu hai qualcosa da leggerci qua al volo così, oppure se no andiamo con un po' di musica, cioè, andiamo come, con un po' di musica, come vuoi, come vuoi. Andiamo con un po' di musica, la musica è quella di Crystal Radio, sempre qui alle 8:20. Vi ricordiamo 331 78 53 555, il numero di WhatsApp a cui potete scriverci. Io vorrei sapere cosa ne pensate di Luciano, sinceramente, quindi adesso apriamo il televoto e capiamo cosa ne pensate di Luciano. Io sono team Luciano, proprio tu. Va e tu bene. No, da quanto ho capito. No. Prediligo altro. Un altro Luciano? No, sì, Spalletti. No, Spalletti. Pavarotti, pensavo. Ah, Pavarotti. Non so se Spalletti... Non sapevo se chiamasse Luciano. Tutto. Non sapevi nemmeno che faccia avesse, visto che l'hai confuso con Mancini. È pelato, giusto? Sì, è pelato. Ma certo. Spalletti, ho capito chi è Spalletti. È quello che allenava la Roma.
Sì, mille anni che fa. Che non andava d'accordo con Totti. Totti, sì, che... L'ho visto nel documentario di, nella serie di Marie, Totti. Sì, l'ho visto nella serie di Totti. Ecco, ho capito chi è. Quello interpretato da Tognazzi. Infatti, Tognazzi, non è lui. Sì. non è Tognazzi. Spalletti. Ok, no, forse sì, me lo ricordo. Scusate, io il calcio non lo so, il resto so poco, di calcio so niente. Questo è il sunto della mia carriera giornalistica qui, ma grazie mille a Cristian Radio per darmi asilo politico comunque su queste frequenze a quest'ora della mattina, e grazie a Lorenzo Masieri per supportarmi come un buonissimo badante. Grazie mille Lorenzo. Grazie. Andiamo con un po' di musica, la musica di oggi, la musica di Miley Cyrus con Jaded. Olli, tutto con te, featuring Giulia, alle 8:31 minuti, bentornati qui su Cristian Radio, bentornati anche su Milano All News. Vi ricordiamo 331-7853-555, il numero di WhatsApp a cui potete scriverci, ma anche mandarci foto, video, audio, insulti, complimenti, quello che volete, complimenti per me, insulti per Lorenzo, senza problema, cioè potete veramente mandarci tutto, commentare anche le nostre incursioni comiche, chiamiamole così, quei momenti di divertismo. Così che ci mettiamo dentro un le po' le persone serie dicono così, sì, ve le mettiamo dentro così un po' per allietare la vostra giornata. Quest'oggi di nuovo Lucas Giordani, insomma, si è ritrovato un po' impreparato, vedremo, vedremo settimana comunque, prossima. Adesso non voglio difenderlo, però comunque 19 anni Cos'è, c'è una certa vicinanza. Mi è arrivato un messaggio in cui mi è stato chiesto se fossi io o meno. Ah, ma no, ma non so come sia venuto. Siete stati visti spesso e volentieri nella stessa stanza, esatto, insieme, quindi non c'è problema. Invece, notizie che arrivano dai giornali locali? Notizie due velocissime: Repubblica Milano e molte altre testate riportano il fatto che da lunedì partiranno i lavori della nuova pista ciclabile in corso Monforte, quindi da piazza San Babila a piazza Tricolore, 900 metri. Ma come i lavori? Ma c'erano i lavori della M4 fino a ieri? È zona di lavori. Magari abbiamo potuto fare insieme, madonna. È un tracciato lungo 900 metri con cordoli alti 17 centimetri, quindi questa, diciamo, nuova parte di ciclabile che si andrà ad aggiungere alla rete che c'è già. E poi, velocissima news, c'è un paio di giorni fa, andiamo a ripescare una cosa vecchia per un gancio, perché pochi giorni fa è stata dedicata una scultura alla memoria del censimento degli ebrei che da appunto l'altro ieri si trova alla Cittadella degli Archivi. Cittadella degli Archivi che ha un direttore che si chiama Francesco Martelli, che anticipiamo che domani sarà ospite da noi a Good Morning Milano. Che cos'è la Cittadella degli Archivi? Cittadella degli Archivi, capito? Lo dico in due parole, poi ce lo faremo spiegare. Meglio, è sostanzialmente effettivamente un archivio gigantesco immenso dei documenti che hanno a che fare con Comune di Milano, ma non solo, cioè con la città di Milano, esatto, in realtà, esatto, diciamo, con quello che è successo da queste parti, ecco, appunto, anche quindi sempre appunto il censimento degli ebrei, cioè documenti, diciamo, di memoria positiva ma anche negativa, nel senso, giustamente, insomma, la storia è fatta di cose belle e cose brutte, e che però costruiscono appunto la storia e l'anima e l'identità di una città come quella di Milano. Ma comunque appunto domani verrà a trovarci il direttore, che ha detto Francesco Martelli, verrà a trovarci lui, ci spiegherà bene. Tra parentesi, adesso Martelli domani viene qua, ma domani il mio scopo è farmi invitare là, perché io voglio passare una giornata in mezzo a questi archivi a vedere tutte le mappe, so che c'erano anche le mappe, cioè impazzisco, sono le mappe di Milano degli anni 80, 70, 60, 50, le 40, dell'800, cioè impazzisco. Le mappe dei percorsi dei mezzi pubblici, lì è finita. No, se mi trovo una mappa dei tram di Milano degli anni 40, io do fuori di matto, giuro, lì basta. Paese dei Balocchi. Mi licenzio e vado a vivere alla Cittadella degli Archivi. Come si chiama il direttore? Francesco Martelli. Francesco, una brandina per me, di fianco alle mappe dei tram. Pulisco anche, se vuoi, tutti i mattini e faccio fuori, tiro via le foglie che cadono agli alberi, e io do una mano, volendo. Mi sa che se ci sta ascoltando, mi sa che domani non viene, per evitare questa possibile, no, diciamo, giuro che mangio situazione. A casa, non mangio. Arrivo già mangiato. E invece arriviamo già cantati al prossimo stacco, perché sì, la musica su Cristian Radio è tanta, è nuova e soprattutto sempre diversa. E quindi adesso ancora il momento della musica, torniamo fra pochissimo. Ora è il momento di Benny Benassi con Tridimensionale, insieme a Biagio Antonacci. E questo era Blanco insieme alla indimenticabile e iconica voce di Mina, che sempre, insomma, fa vibrare le sue corde vocali e le nostre emozioni.
Mamma mia, che bravo, eh? Perché sai perché? Soprattutto, e chiudo, perché? Perché l'emozione non ha voce. Celentano. Sì, commina. Commina, commina? Sì, cantava insieme a noi, cantava insieme a lei. E quindi volevo chiudere questa. No, guarda cosa. Che acqua e sale. Che anche quella, ne ha fatto, diciamo, ha fatto un album insieme, ah, tutto. Ah, no, sì, ma quello dopo. E quella, infatti, vabbè, l'ha cantata con quella. Verificheremo. L'ha cantata insieme a noi. Chi è che diceva verificheremo? Buongiorno, so. Beh, buongiorno l'avrà detto una volta nella sua vita. Oh, ma anche mio padre l'ha detto forse un paio di volte nella vita. Signor Raffi, avrà detto, verificherò. Così avrà detto. Non lo so, vabbè, adesso verifichiamo. C'è una notizia invece, visto che ieri abbiamo parlato di mostre, no? Abbiamo parlato di mostre, appunto è iniziata ieri, va avanti fino a, mi sembra, 4 di ottobre, Dream Arts 4, questa mostra fatta dalla nostra amica Eva Amos, sì, al Hub Art, via Pordoi 7, Vigentino. Ieri è stata nei nostri studi, quindi vi invitiamo, sì, a recuperare, sì, con anche un artista, un artista molto interessante che fa questi quadri speziati, sì, che non vuol dire sono hot spicy quadri, no, sono un po' speziati, cioè ci mette le spezie sopra. E pensa che nonostante vengano resinati, a volte il profumo, gli odori delle spezie sono così forti che bucano anche la resina, no? E tu quindi hai un'opera d'arte che profuma la tua casa. Insomma, adesso ho anche un'idea per la GLED, adesso chiamiamo, facciamo una roba così. Invece, ritornando a un'altra artista molto amica nostra, che è Anna Rita Serra, che anzi è in giro in questo momento per l'Italia con alcune opere sue, opere fatte con la plastica dal mare, a Carugate, e non c'è Anna Rita perché appunto è in giro per il mondo, ma sarebbe stata proprio l'icona giusta per questa mostra, perché è stata aperta una mostra che si chiama Plastic Age, sì, rifiuti vecchi di 50 anni recuperati dal mare ed esposti come tesori. Cioè sono stati esposti praticamente questi pezzi di plastica, che poi sono anche flaconi, pupazzetti, così, come sono stati trovati così, cioè trovati nel mare, giusto una sciacquatina, messi sotto teca come fossero dei reperti archeologici, e devo dire che ho visto delle foto, è abbastanza inquietante, anche perché sono pezzi di plastica trovati nel mare oggi, ma di prodotti, alcuni hanno le date di scadenza, alcuni li vedi proprio che sono cose vecchie di almeno 50-40 anni. Quindi pensa, 40-50 anni fa non c'era tutta la plastica che c'è adesso, c'era una plastica diversa, comunque c'era, chiaro, molto meno plastica e soprattutto eravamo molto meno noi. Pensa quindi fra 40-50 anni cosa ritroveremo nel mare adesso, cioè della roba che abbiamo prodotto con noi. Con la coscienza ambientale che si è sviluppata sicuramente negli ultimi tempi, non negli ultimi 50 anni, magari le isole di plastica sono diminuite. Sto pensando alle cannucce, sono off limits da quanto ormai? Le cannucce, un anno, due, non di più. Sì, cannucce, forchette di plastica, okay, sì, cucchiaini di plastica. Sì. Quindi, cioè, fai conto che fino a 10 anni fa noi abbiamo prodotto plastica aiosa. Tra l'altro, che cannucce, posate di plastica, bicchieri di plastica erano le prime cose che finivano nel mare. Ma sì, sicuramente. Infatti, sì, infatti, infatti. Con pranzi sulla spiaggia. Comunque, eccetera, se vi interessa, appunto, a Carugate, appunto, un progetto di educazione ambientale che nasce appunto a Carugate, c'è questa The Plastic Age fino al 29 di settembre. Poi ecco, qui c'è sempre quella nota che un po' mi fanno ridere, però, perché dove la fanno? Dove la fanno? Al centro commerciale. E quindi c'è sempre un po' questa il nostro amico Roberto direbbe l'emblema del capitalismo. Infatti, cioè, c'è sempre un po' questa dicotomia per cui poi gli unici luoghi in cui riesci a fare sensibilizzazione o fai una mostra di sensibilizzazione, poi te la fai sponsorizzare da chi? Dall'energetica di turno, oppure nel centro commerciale dove vai a comprare plastica aiosa, c'è la cosa che ti dice però inquini il mare, insomma. Chi un po' mi fa arrabbiare un po'. Anche a me fanno arrabbiare questo. Perché cose. Poi sembra che colpa è nostra, no? Che sembra che la colpa ricade sempre su te, ultimo, che hai comprato quel piattino nell'84 per fare la festa di compleanno del bambino. Era tanto caruccio, rosa, con sui disegni delle bamboline. Sì, era una plastica un po' pesante. E poi è arrivato il vento, mi è volato via, non avevo tempo di andare a correre dietro. Ecco, ti fanno sentire in colpa a te, no? Quando poi però ho cominciato a non produrli più. Cominciate a darmi delle alternative che non costino un occhio della testa. Sì, esatto, sottolineiamo anche questo. E cominciate a darmi degli incentivi quando faccio la spesa o quando faccio la pattumiera. Quindi appunto in alcuni comuni finalmente anche la raccolta differenziata è stata implementata in maniera migliore, anche perché viene calcolato quanto ne fai, e più raccolta differenziata fai, meno paghi di tasse. Insomma, secondo me bisogna, adesso stiamo arrivando, però
Che fatica, sì, sì, che fatica. Comunque andiamo avanti con la musica. Siamo sempre qui in diretta su Crystal Radio. Vi ricordo 331-78-53-555, il nostro numero di WhatsApp a cui potete scriverci. Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto questa mattina: Marilena, Elena, Marilu. Marilena e Marilu ci hanno scritto questa mattina, e anche Giorgio e Marco. Ok, grazie mille per i complimenti e per gli auguri della giornata. Anche voi buon lavoro. Buon lavoro appunto con la musica di Crystal Radio. Continuiamo sempre qui in diretta, e ora è il tempo di Nicki Minaj and Icy Spice con Barbie World. Con gli acqua è quella lì, sì, ah, okay, visto che parlavamo di plastica, sempre lì si va a parare, sempre lì. Nicki Minaj, Icy Spice, Barbie World con vecchia cosa di acqua, ma che poi è presa comunque dal film, appunto, dal film, esatto, di plastica. Chissà quante, anzi, solo so che ci sono Barbie che galleggiano al largo dei bastioni di Orione, no? Nel senso che galleggiano nel mare, tanto che ad esempio Narita Serra, che parlavamo prima, artista, appunto, cercatela Narita Serra, cercatela su Google e su Instagram, artista che lavora con la plastica dal mare, ha un bellissimo quadro fatto con dei corpi di Barbie completamente sfigurate dal mare, dall'usura del mare, molto bello, anche molto riflessivo. Lo stesso quadro l'ha fatto con i soldatini, ed è micidiale come sembrano in realtà di vedere dei soldati che tornano dalla guerra, perché alcuni manca un braccio, alcuni manca una gamba, quindi è molto, quello devo dire che insomma ti prende quando lo vedi, ti lascia, sì, ti lascia un po' così. Stiamo quasi arrivando alla fine, però non siamo ancora alla fine. Ricordiamo però le nostre coordinate. Allora, per scriverci 331-78-53-555, per vederci, lo sapete, sul sito di Milano News, siamo in diretta sia su YouTube che su Twitch, sulla radio FM 96.2, app Crystal Radio, sito Crystal Radio e... No, poi Dub Plus. Dub Plus, è vero, fondamentale, fondamentale il Dub Plus. Io non ce l'ho e quindi non lo dico. Siamo entrati nel consorzio Media Dub anche della Lombardia, quindi ci potete ascoltare in tutta la Lombardia grazie al grande sforzo del nostro presidente. Siamo arrivati ovunque in Lombardia adesso, cioè Crystal Radio è ovunque in Lombardia, potete ascoltarla grazie al Dub Plus sul, appunto, noi siamo dentro in questo consorzio che si chiama Media Dub, quindi mica cotiche. No. Roba seria, roba che scotta come la musica, come Crystal Radio, come tutte le mattine qui dalle 7 alle 9 su Good Morning Milano.